Analizziamo le modalità per il prestito digitale in Media Library. Il prestito digitale offre la possibilità di scaricare il volume e consultarlo offline per un periodo predeterminato. Puoi prendere in prestito un massimo di 10 ebook contemporaneamente. Il prestito dura 14 giorni. Media Library utilizza un programma di protezione dei file che richiede al primo utilizzo di creare un ID Adobe e scaricare e installare Adobe Digital Editions. Chi usa i reader, tablet o smartphone può in alternativa usare Bluefire. Adesso faremo insieme questi due passaggi in Adobe Digital Editions. Si fanno una volta sola e prendono pochi minuti. Quindi andiamo nel sito internet di Adobe Digital Editions e selezioniamo Italia per usare l'interfaccia italiana. Come prima cosa ci creiamo un Adobe ID gratuito cliccando in alto a destra su Accedi. L'account Adobe è valido su massimo 6 dispositivi diversi. Selezioniamo Crea un ID Adobe. I dati obbligatori sono nome, cognome, email, si può usare anche quella personale, naturalmente la password e data di nascita. Spunto che ho letto e accetto le condizioni e seleziono iscrizione. Vedo che la registrazione ha avuto successo e il mio nome è in alto a destra. Adesso scarichiamo e installiamo il programma cliccando su Download. Scelgo la versione Windows. Per salvare basta cliccare su Salva file. Scelgo di salvare sul desktop e premo Salva. Seleziono la freccia in alto a destra per vedere il download. Si apre il programma che ho scaricato. Lo seleziono. Esegui. Esce la finestra con la licenza. Spunto di accettare le condizioni della licenza. Escono quattro opzioni per l'installazione dei componenti. Lascio solo le prime due per non appesantire. Si sta installando. Si è aperto Adobe Digital Editions, dove verranno caricati tutti i nostri prestiti digitali. Esistono due tipi di DRM in Media Library. Il DRM Adobe, in cui allo scadere dei 14 giorni il file non sarà più leggibile. Continuerà però a comparire nella libreria di Adobe Digital Editions. E poi c'è il DRM Social, dove il file scaricato rimane in possesso perpetuo dell'utente. Sulla piattaforma il libro risulta in prestito per 14 giorni, dopodiché torna prestabile ad altri utenti. Andiamo alla piattaforma Media Library. Dalla lista dei risultati prendiamo in prestito il secondo libro. Per prenderlo in prestito bisogna cliccare su Scarica ebook e ancora Scarica ebook. Si apre una pagina che fornisce varie informazioni. Innanzitutto ci dice che è applicato il DRM Adobe su questo libro. Il numero massimo di download mensili disponibili è 10, che durano 14 giorni ciascuno. Ci aggiorna su quanti ne abbiamo a disposizione. Il menu non si attiva se i download disponibili sono esauriti. Ai punti 1 e 2 ci spiega cos'è il DRM e come scaricare il DRM Adobe. Al punto 3 dobbiamo scegliere il formato. I formati disponibili sono PDF ed EPUB. In questo caso c'era solo il formato PDF disponibile. Seleziono Scegli. Inizialmente scarichiamo soltanto un piccolo file con estensione a CSM, quindi selezioniamo Scarica. Possiamo aprire o salvare il file. Io adesso lo apro direttamente. Lo seleziono con la freccia in alto a destra e apro il file. Il prestito è stato registrato. Si sta caricando nella mia libreria. Se è la prima volta che uso Adobe Digital Editions, mi chiederà di autorizzare il computer. Basterà inserire l'Adobe ID e cliccare su OK. Il prestito si è caricato. Posso andare a vedere gli altri libri che ho in prestito cliccando su Libreria in alto a sinistra. Ecco l'elenco dei libri che ho attualmente in prestito. Vengono anche da altre piattaforme. È possibile prenotare i titoli che sono già in prestito. Si possono avere 5 prenotazioni contemporaneamente. Proviamo ad esempio a cercare un libro che è già in prestito. L'istinto di narrare. Troviamo che c'è un libro prestabile, ebook download.
Seleziono Vedi tutti, apro la scheda completa. Vediamo che questo libro è occupato e ci si attiva la prenotazione. Quindi seleziono Prenota, mi dice se il libro è già stato prenotato da qualcun altro. Non mi resta che inserire il mio indirizzo mail per essere avvisata quando il libro sarà disponibile. E posso così prenotare il libro. Verrò avvisato appena sarà disponibile. La prenotazione è stata effettuata con successo. Posso visualizzare le mie prenotazioni e i prestiti che ho in corso andando in alto e cliccando sul mio nome account. Vedo che ho un libro in prestito e una prenotazione. Per qualsiasi altra necessità o informazione, puoi scrivere all'indirizzo usbd@unimib.it.